Una vera e propria invasione di topi, grandi come conigli, quella che questa mattina con le nostre telecamere abbiamo registrato in via Mario Palermo, nei pressi di via vicinale Ravioncello, nel quartiere di Ponticelli. Si tratta di una zona isolata, ma non molto distante dal centro abitato, dove dopo una parziale e sommaria rimozione dei rifiuti è comparsa una colonia di topi. Circa 200, quelli che questa mattina abbiamo visto entrare e uscire da un giardinetto verso la strada. La zona di Ponticelli da tempo aspetta una bonifica. Sono tantissimi i luoghi nel quartiere periferico di Napoli Est dove la spazzatura pullula, ma insieme a essa anche gli insetti e i ratti. Già quest'estate avevamo documentato e denunciato una massiccia invasione di pidocchi che aveva costretto i cittadini a barricarsi in casa e fare uso di antiparassitari. Quella che invece abbiamo documentato oggi è un'emergenza sanitaria molto grave. I topi, si sa, sono portatori di malattie, tra cui la leptospirosi, e non è detto che da questa zona periferica di Ponticelli possano trasferirsi verso il centro abitato, che dista poche centinaia di metri.